il primo incontro di un ciclo di webinar, di riunioni di seminari virtuali, di webinar appunto, sul tema della crisi e del risanamento di impresa e che ci è sembrato particolarmente opportuno da trattare, da approfondire in un momento assai complesso da due punti di vista, assai complesso dal punto di vista delle condizioni attuali, assai complesso dal punto di vista della capacità di prospettarne le possibili evoluzioni in un termine medio o lungo. Questa iniziativa la presento brevemente, poi introdurrò i nostri relatori. Questa iniziativa nasce da questo ciclo di interventi, nasce da un'iniziativa del Dipartimento di Scienze Economiche Aziendali dell'Università Marconi, insieme con l'Istituto per il Governo Societario. L'Istituto del Governo Societario ha costituito al proprio interno un gruppo di studio che era proprio dedicato all'analisi di tutto il nuovo impianto normativo che riguarda la crisi e il risanamento d'impresa, gruppo composto da studiosi primaria rilevanza e da accademici e professionisti di conosciuta e comprovata esperienza, che si è cimentato nell'analisi del nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, dando luogo ad una pubblicazione di un volume da poco edito con la Maggioli, dove si affrontavano appunto una serie di questioni, si sviluppavano delle riflessioni su aspetti critici e risvolti operativi del nuovo codice della crisi. Ancora prima che i lavori, cioè, di riflessione del gruppo di studio hanno avuto una gestazione lunga, hanno beneficiato per fortuna di tutto l'indirizzo fornito da un comitato scientifico di alto livello. Due dei componenti del comitato scientifico li abbiamo oggi qui con noi, li ringrazio davvero per la loro disponibilità, il professor Sancetta e il professor Ghia. Però, diciamo, dopo un lungo periodo di riflessione, di maturazione dei propri pensieri e quindi la traduzione in contributi che sono poi sfociati in questo volume collettaneo, è intervenuto il Covid con la deflagrazione dell'emergenza pandemica, che ci ha portato a fare ulteriori riflessioni sulle riflessioni e quindi a capire un po' come vanno ad intersecarsi delle crisi aziendali con delle crisi sistemiche, delle condizioni di disequilibrio di patologia aziendale con delle condizioni di disequilibrio di patologia sistemica, di complesso. E quindi nasce così questa iniziativa che si svilupperà poi nel corso delle successive settimane, il programma è abbastanza ampio e articolato. E non voglio dilungarmi ora su questo aspetto perché ampia comunicazione e diffusione ne è stata fatta. Prima di presentare il relatore, ancora un minuto semplicemente per ricordare a tutti coloro che ci stanno seguendo, abbiamo ad ora ben 56 partecipanti a questo webinar, per ricordare loro che non soltanto che il webinar è già in corso di registrazione, ma soprattutto che possono utilizzare la sezione della piattaforma che ci sta ospitando, che è la piattaforma Zoom fornita dall'Università Marconi. C'è una sezione di Q&A, di question and answer, dove possono nel corso delle relazioni inserire le loro domande, i loro interventi, in modo tale che al termine delle relazioni i relatori potranno rispondere alle domande, alle curiosità, evidentemente pertinenti ai temi trattati oggi. Allora, non mi rimane che presentare, ringraziandoli ancora una volta, i nostri relatori. Avremo una relazione di apertura del professor Lucio Ghia, che è, oltre ad essere avvocato ed esperto di crisi d'impresa, è anche professore straordinario presso l'Università degli Studi Guglielmo Marconi e anche componente del Comitato Scientifico dell'Istituto per il Governo Societario. Seguirà una mia breve nota che richiama in sintesi quelle che sono le disposizioni prevalenti in materia di sostegno finanziario alle imprese in crisi, dettate con la legislazione d'emergenza,
E seguiranno poi le relazioni dell'avvocato Alessandro Rimato, anche lui esperto di crisi e risanamento di impresa e componente del comitato scientifico dell'Istituto per il Governo Societario, e concluderà la giornata, per quanto riguarda le relazioni, l'intervento del professor Giuseppe Sancetta sugli strumenti finanziari a sostegno dell'equity. Il professor Sancetta è ordinario presso l'Università di Sapienza di Roma, è titolare di un corso proprio dedicato al risanamento delle strutture aziendali, e quindi chi più di lui potrà ancora intrattenerci sulle questioni che riguardano questa prima giornata. Il titolo del webinar di oggi è Emergenza pandemica, crisi sistemica e sostegno finanziario alle imprese. A questo riguardo, quindi, cedo subito la parola al professor Ghia, che svolgerà la sua relazione sulle risorse capitali per la ripartenza, quindi guardando con buoni auspici a un futuro, diciamo, positivo. Grazie, professor Ghia. Grazie a voi e iniziamo questi webinar che ormai hanno sostituito telematicamente, quindi ci manca il rapporto umano, però hanno sostituito egregiamente quelle che erano le nostre precedenti abitudini, i confronti a livello di presentazione di libri, a livello di conferenze, di tavole rotonde, eccetera, eccetera. Bene, entriamo subito in medias res. È indubbio che questo benedetto Covid-19 abbia sconvolto le nostre vite e la nostra società e ora stia attentando seriamente alle nostre economie. Ora, devo dire che l'assalto che abbiamo subito sul piano della salute pubblica si è svolto con una minaccia più avvertita all'inizio per le persone diciamo deboli, le persone anziane che avevano già dei problemi di carattere sanitario e poi si è diffuso. Ora, da un punto di vista economico, noi stiamo vivendo più o meno una situazione analoga, cioè i più esposti sono quei piccoli, medi imprenditori che magari già in precedenza avevano dei problemi di stabilità economico-patrimoniale. E non a caso i numeri relativi a queste categorie sono evidenti quanto in espansione, e per non parlare dei non performance bond, ma dei non performance credit o debt, non performing, e per parlare per esempio di unlike to pay, come si usa dire, prima si diceva. Crediti incagliati, crediti in sofferenza, perdite, eccetera. Oggi questo panorama è preoccupante perché le cifre di questi crediti sono in aumento e in sensibile aumento. Quindi dicevo, caratteristiche del virus che ora sta diventando aggressivo sul piano economico sono le stesse, cioè repentinità, cioè immediatezza, velocità spaventosa e allargamento a macchia d'olio. Le ricadute sono state, da un punto di vista governativo, per gli annunci effettuati nei vari decreti che si sono susseguiti, sono stati arginati. Gli effetti per il momento non si sono ancora visti perché il problema della nostra legislazione è sempre quello di legare la norma, la previsione normativa, poi a atti di carattere amministrativo che riescono a tradurre in realtà operative queste previsioni normative.
La parte attuativa è quella che anche in questo caso ha lasciato molto a desiderare. Ora, ho fatto l'accenno ai profili di carattere bancario perché molte di queste provvidenze sono legate alle erogazioni che le banche dovrebbero effettuare in relazione alle esigenze dei piccoli e medi imprenditori, soprattutto, ma anche delle grandi imprese. E le grandi imprese, come abbiamo visto, abbiamo letto sulla stampa, in realtà hanno binari privilegiati, per cui grandi banche, abbiamo visto il caso della FCA, sono disponibili a soccorrere le esigenze finanziarie delle grandi imprese. I più esposti sono i piccoli e i medi imprenditori che hanno fatto domanda. Pare che siano state effettuate centinaia di migliaia di domande che non hanno trovato ancora sbocco. E qui mi sia consentito un primo rilievo di carattere tecnico. Se si chiede alla banca di erogare dei crediti, non si può poi dimenticare che le banche devono fare il loro mestiere e devono osservare le regole che sono proprie del sistema bancario nell'erogazione del credito. Determinate istruttorie bancarie devono essere fatte e devono rispondere anche a delle logiche di carattere europeo che prevedono, per esempio, accantonamenti in ragione del livello di rischio che il debitore o il futuro o attuale o già precedente debitore presentano. E questo normalmente costituisce un grosso ostacolo per tradurre quelle che erano le aspettative in realtà. Ora, in questi giorni, da un punto di vista professionale, ho potuto constatare che quelli che sono i sintomi di questa malattia si fanno sempre più pressanti. Abbiamo un primo profilo da sottolineare, pagamento per esempio dei canoni di locazione, ma non solo per locali commerciali o alberghi o abitazioni, ma anche per depositi, per problemi più vari, cioè l'inadempimento ai contratti sta diventando una purtroppo una prassi diffusa. Che cosa abbiamo come risposta che dovrebbe essere sistematica? La situazione giudiziaria. Bene, la situazione giudiziaria già era deficitaria precedentemente, oggi lo è ancora di più. Io purtroppo devo constatare, questa è la seconda amara constatazione, che la risposta del sistema giudiziario oggi è basata sul rinvio. Cioè tutti i giudizi vengono rinviati a distanza purtroppo molte volte, non solo di mesi, ma anche di un anno. È chiaro che in questa situazione quella che si dovrebbe considerare come la regola, cioè Cicerone ammoniva che il processo, specialmente quello civile, dovrebbe servire affinché ne cives ad arma veniant, e qui il problema della tenuta sociale incomincia ad affiorare. A questo punto, sotto un profilo di carattere più pragmatico, e rispetto alla domanda di regolamentazione di questi rapporti resi tesi dalla situazione, per usare un eufemismo, e mi sono interrogato cercando di trovare delle soluzioni. Ora, il nostro codice civile prevede non esplicitamente, non c'è un obbligo di rinegoziare, però prevede la rinegoziazione dei contratti che per questioni di carattere eccezionale, straordinario, imprevedibile, sono diventati eccessivamente onerosi per una delle parti.
chi stabilisce se questi contratti sono diventati estremamente onerosi, se per cause imprevedibili? È sempre il giudice, e quindi voi mi direte, se la giustizia in questo momento non dà risposte a paganti, che cosa si può fare? Bisognerebbe cercare di sottolineare la lezione che tutti quanti noi avremmo dovuto o abbiamo derivato proprio dall'epidemia del Covid-19, cioè in certe circostanze bisogna mettere a fattor comune e quindi trovare in clima di collaborazione quelle che sono le necessarie risposte ai fenomeni che ci si presentano. Come sotto il profilo medico si è fatto fronte alle sfide, al dramma che molte persone hanno vissuto attraverso la risposta di medici, di infermieri, attraverso lo sforzo di un sistema ospedaliero che forse non era tra i migliori, ma che poi alla fine ha fornito una risposta importante. Così anche noi, ciascuno per la propria parte, dovrebbe mettere a fattor comune quelle che sono le difficoltà. Ovvero il proprietario di casa che non riceve il pagamento del proprio canone ha di fronte tradizionalmente un nemico, perché il conduttore che non paga è un suo nemico. Però è anche obbligato a aprire gli occhi su una situazione che nel breve non ha una risposta soddisfacente, non trova risposta. Anche il conduttore forse non può pagare quel determinato canone perché dopo 3-4 mesi di fermo della propria attività non ha le disponibilità necessarie, ma può fare qualche cosa se trova un ambiente, e qui arriviamo al punto, in cui è possibile rinegoziare, mettersi di fronte, non trovarsi come controparti, ma come partner di uno stesso problema. A questo punto, infatti, diverse iniziative si stanno muovendo per cercare di realizzare dei punti di incontro nell'ambito, per esempio, delle associazioni di categoria, affinché i propri associati, per esempio, possano trovare una possibilità di far convocare la propria controparte attuale e trovare, nel negoziato, trovare quindi in un percorso in cui si mettano a fronte i rispettivi problemi che sono per entrambe le parti ugualmente importanti e essenziali, e in questo trovare una risposta. Il decreto Salva Italia, mi pare all'articolo 20, dà un'apertura in questo senso, perché sia pure in una prospettiva sempre giudiziaria, però sostiene che tutte le vicende relative ad inadempimenti debbano essere valutate sotto il profilo della incidenza che il Covid abbia potuto avere rispetto a quel determinato inadempimento. E quindi esplicita che penali e interessi particolarmente negativi non possano essere riconosciuti a carico della parte inadempiente se c'è una motivazione comunque collegabile al Covid-19. E questa è un'apertura che bisognerebbe sfruttare anche sotto il profilo negoziale. Voi mi direte, ma in attesa che questi luoghi della rinegoziazione vengano alla luce, che cosa si può fare? Si può sfruttare la Alternative Dispute Resolutions, cioè mediazioni, conciliazioni e, se le parti sono d'accordo, l'arbitrato. In questi ultimi tempi, infatti, questi organismi hanno continuato a lavorare.
Certo, c'è sempre il problema che la parte che sa di avere torto può benissimo rifiutare l'incontro al fine della mediazione. C'è da augurarsi che la lezione del Covid abbia lasciato qualche traccia positiva e che quindi questo volersi negativamente guardare come nemici costituisca una cornice destinata a mitigarsi, destinata ad acquisire dei contenuti un po' diversi, anche perché ritengo che ambedue le parti siano in condizioni di essere più obbligate a trovare una soluzione di quanto non le fossero in precedenza. Vi do un dato che può essere indicativo perché rappresenta, per esempio, quanto sta avvenendo nel settore alberghiero. Settore che seguo anche professionalmente. Bene, il punto di incontro è intorno al 30% di decurtazione dei canoni precedenti e nei casi più disperati, più gravi, l'abbuono di due canoni, con possibilità poi di ritornare alla normalità, ma questo spesso e volentieri nei contratti trova dei contemperamenti perché il futuro e i contratti basati su prestazioni corrispettive, ma realizzarsi anche in futuro, sono sempre legati a imprevisti, come abbiamo dovuto dolorosamente constatare. Ebbene, alla fine dell'anno si dovrebbero fare i conti per riequilibrare contratti che possano essere riequilibrati. Questo naturalmente privilegiando il concetto che è preferibile una transazione, anche la migliore, la peggiore possibile, o la, diciamo, la meno ottimistica possibile rispetto a una decisione affidata al giudice che per il momento non c'è. Queste sono le mie modeste valutazioni. Se ho ancora 5 minuti, non lo so, professore, ho ancora 5 minuti. Certamente, professor Ghia, prego. Allora, apriamo una finestra su quello che avviene un po' nel mondo, perché poi questi problemi non sono solo i nostri. E io ho cercato in una mia recente pubblicazione, posso fare un riferimento non alla nostra, professor Alessandro, ma a una mia personale recente pubblicazione che vi mostro e che è molto recente, purtroppo è uscita in un momento, la vedete? Si vede? Sì. Che esiste, quindi ecco, ve l'ho fatta vedere perché esiste, che ha due caratteristiche. È molto orientata all'estero perché la lingua del diritto del commercio internazionale è l'inglese e quindi è in lingua inglese. E la seconda è che segue un metodo molto pragmatico, molto, se volete, americano, ma senza il K, americano, perché come dicevo, inglese e contratti americani costituiscono un tavolo necessario da prendere in considerazione. In questo libro ho raccolto testimonianze di colleghi giapponesi, di colleghi australiani, di colleghi canadesi, intorno agli stessi problemi. Il problema centrale era quello della continuità aziendale. Nei vari paesi ed è quello della responsabilità degli amministratori, specialmente di imprese in crisi. Però attraverso questi due filoni conduttivi ho cercato di realizzare una sorta di decalogo per l'amministratore di buon comportamento. Alla luce di quella che è la giurisprudenza anche di riferimento più allargata,
perché se i vari giudici di vari paesi considerano certi comportamenti positivamente e noi, secondo la nostra giurisprudenza, li consideriamo negativamente, beh, vi rendete conto che c'è qualcosa che non va, specialmente per imprese che operano su, su prospettive di carattere e su mercati di carattere internazionale. Se le nostre imprese vengono penalizzate, beh, qualcuno bisognerebbe che si ponesse qualche interrogativo. E questo avviene, eh? Questo avviene. E per la continuità aziendale, lo stesso, ho cercato di individuare quelli che sono benchmark condivisi in modo da prospettare anche in quel caso dei comportamenti imprenditoriali che possano essere esenti da censure. Vi dicevo questo perché, per tornare al Covid, grazie a questo tipo di collegamenti che riesco ad avere con colleghi di varie latitudini, anche determinate misure, e torniamo al tema principale, di carattere economico, e possono essere segnalate come meritevoli di considerazione. Per esempio, le misure poste in essere in molti stati americani, dico stati perché dipendono proprio dalla situazione economica regionale, per esempio California, ecco, in California che cosa è successo? Che tutti gli imprenditori, piccole, micro, piccole e medie aziende, hanno ricevuto sul proprio conto corrente 2 mensilità e mezzo di importo pari alla media degli stipendi che hanno pagato ai loro dipendenti. La filosofia era questa: le bollette vanno pagate da tutti, cioè non bisogna mettere in crisi la domanda, l'economia non può essere fermata. Quindi 2 mensilità e mezzo di ossigeno, se l'imprenditore poi dimostra di aver pagato gli stipendi, allora vengono abbonati questi, non si considerano debiti da restituire. Se invece l'imprenditore con queste disponibilità ha fatto altro, mi pare che sia previsto un 30-40% di finanziamento a fondo perduto e il resto si trattiene. Naturalmente nessuna istruttoria, naturalmente le banche hanno ricevuto liquidità per far fronte a queste necessità e quindi hanno potuto far trovare sui conti correnti dei loro clienti imprese questo tipo di ammontare. Soluzioni molto semplici, molto pragmatiche, che ci fanno pensare, perché se noi adottiamo soluzioni diverse che però non raggiungono poi le finalità sperate, e beh, siamo colpevoli due volte, perché non abbiamo fatto tesoro delle esperienze positive che sono state fatte all'estero. E qui mi taccio e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie, grazie davvero professor Ghia. Con relazioni di tale ricchezza, di tale contenuto, è sempre difficile fare svolgere il ruolo di moderatore, perché le considerazioni che questo tipo di relazione alimenterebbe, e sicuramente non sarà da meno per le relazioni che seguiranno, sono sempre difficili da sintetizzare nel sempre poco tempo che si ha a disposizione. Volevo soltanto sottolineare qualche aspetto che mi ha colpito. Innanzitutto trovo particolarmente felice l'analogia tra gli impatti Covid, degli impatti Covid tra, diciamo, la salute umana e la salute aziendale, dove un po' come accade per l'uomo, il Covid ha colpito le fasce più deboli, così anche nel tessuto economico il Covid ha colpito quelle, le aziende con le spalle finanziarie più deboli, più fragili. Quindi questo mi è sembrato particolarmente efficace. Non vale la stessa relazione in termini di età, perché non necessariamente le aziende più mature, mentre le persone più anziane sono più deboli, le aziende più mature a volte dovrebbero tendenzialmente essere un po' più solide, ma non è detto neanche quello. E
Ringrazio anche per il fatto che ci ha dato passando attraverso quello che ha chiamato il decalogo dell'imprenditore, che ha, diciamo, beneficia di un'apertura internazionale di relazioni, di confronti, di comparazioni. Insomma, ci ha in qualche maniera costretto mentalmente a fare facili paragoni tra l'Italia e gli altri paesi, non senza andare molto lontano, basterebbe fermarsi ad alcuni altri paesi che sono nostri compagni di viaggio nell'Unione Europea. E a proposito dell'efficacia delle misure di sostegno e tutela, delle quali parlerò a brevissimo, basterebbe pensare a tutta la disputa che c'è stata intorno ai tempi di erogazione, per esempio, da parte dello Stato, della cassa integrazione per tutelare, no, i livelli occupazionali, che spesso è stata anticipata dalle imprese che già avevano crisi di liquidità. Quindi, insomma, mi sembra che di problemi sul tavolo, così come tutte le questioni legate al fatto che il supporto al tessuto imprenditoriale passi attraverso il sistema bancario, porta con sé tutta una serie di questioni anche operative, non ultimo quello delle procedure di affidamento, di istruttorie di fido, quindi con tutta una serie di responsabilità, e delle quali parlerò a breve. Quindi ringrazio ancora il professor Ghia e mi permetto a questo punto di inserirmi, come era previsto nella scaletta, con un brevissimo intervento, cercherò di ridurlo all'osso, semplicemente per richiamare alcuni gli interventi normativi che compongono la cosiddetta decretazione d'urgenza, perché per alcuni aspetti si riallacciano a quanto ha detto anche il professor Ghia, per esempio sul tema delle istruttorie bancarie, che potrebbero essere un elemento di frizione, di rallentamento nei meccanismi di aiuto e di tutela all'economia, e hanno invece, diciamo, questo mio intervento vuole anche aprire il campo poi agli approfondimenti veri e propri che svolgeranno i relatori che mi seguono con i loro interventi. Allora, tanto perché tutti, per non dar scontato nulla, e quindi perché tutti ci seguano adeguatamente con interventi, con riferimenti normativi, io mi riferisco sostanzialmente ai tre decreti legge, il famoso, oramai, diciamo, famosi perché lo leggiamo anche quotidianamente di questi temi, e quindi anche i meno esperti di economia oramai masticano le questioni legate alla decretazione d'urgenza, che si è sviluppata con il decreto Italia, che è quello del 17 marzo, poi già convertito in legge con legge numero 27 del 24 aprile 2020, il decreto liquidità, che è il decreto legge numero 23 dell'8 aprile 2020, convertito in legge il 5 giugno 2020, pubblicato in Gazzetta, se non ho letto, se non ricordo male, addirittura sabato sera, quindi una pubblicazione, consentitemi, anche un po' inusuale, e il decreto rilancio, che è il decreto legge numero 34 del 19 maggio 2020, che è l'ultimo in ordine cronologico, che però interviene, pone a sistema anche alcuni, diciamo, interventi precedenti, e reca appunto le misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica. Leggevo sul quotidiano, sulla stampa di oggi, che verosimilmente la conversione in legge del decreto rilancio sembrerebbe non essere destinata a non arrivare prima di luglio, se tutto va bene, visto che il Parlamento è ancora a lavoro per definire quelle che sembra saranno le numerose rilevanti modifiche da apportare al decreto legge, del quale pure però, nonostante c'è questo rischio di impatti significativi in termini di emendamenti, di variazioni, dovremo pure dire qualcosa. Si tratta quindi, con questa decretazione d'urgenza, del sistema di misure introdotte dal governo in risposta all'emergenza Covid, e la finalità, la sappiamo tutti, è quella di tutelare il tessuto economico italiano, ovvero tutelare prevalentemente quel grandissimo numero di piccole e medie imprese che prima operavano in condizioni di, diciamo, equilibrio economico-finanziario, ancorché precario, ancorché instabile, ma che ora invece si trovano necessariamente a fronteggiare condizioni di difficoltà operative e di tensione finanziaria. Io credo che gli effetti economici e finanziari che
che l'emergenza pandemica ha prodotto e che sta ancora producendo in realtà sono destinati a disvelarsi pienamente nei prossimi mesi. Nei prossimi mesi potremo pesare gli impatti effettivi di questa emergenza e quindi anche maturare un giudizio definitivo sull'efficacia dell'impianto normativo che si è apprentato con la decretazione d'urgenza. Tanto per voler dare un primo ordine di sintesi agli interventi che sono stati posti in campo dal governo, direi che si possono raggruppare in 3 categorie e quindi gli interventi a sostegno della liquidità, che passa attraverso sia le moratorie che le concessioni di garanzie, che con l'ultimo, con il decreto rilancio, anche attraverso forme di sostegno più strutturali. Poi ci sono gli interventi di congelamento della situazione patrimoniale recati prevalentemente dal decreto liquidità, del quale non parleremo, e poi interventi sulla disciplina della crisi d'impresa, che è invece il tema che fa da trade union tra il primo ciclo di webinar, che è composto da questo e da quello si svolgerà giovedì, e il successivo ciclo di webinar invece dedicato agli approfondimenti che sono stati alla discussione e approfondimenti, invece sono riportati in quel volume pubblicato dalla Maggiori e realizzato dal gruppo di studio dell'IGS di cui parlavo in introduzione. Molto rapidamente ricordo che primi interventi a sostegno della liquidità sono stati effettuati con il decreto con il Cur Italia, con l'articolo 56 del Cur Italia, con il quale si concedeva alle piccole e medie imprese, attenzione, con esposizioni debitorie in bonus fino al 17 marzo 2020 e con sede in Italia, si concedeva di poter comunicare a banche intermediarie attraverso l'autocertificazione, e sul tema dell'autocertificazione torniamo tra un attimo, di aver subito in via temporanea, di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da Covid, la possibilità di chiedere uno standstill delle esposizioni in essere. Standstill che riguardava la parte non erogata delle aperture di credito e dei prestiti accordati per anticipi su crediti, quindi tutte le linee di cassa, gli anticipi fatture, gli anticipi export, gli anticipi contratti, i factoring e quant'altro, per vederli congelati dal 29 febbraio fino al 30 settembre. Riguardava questa condizione di richiesta di standstill anche i prestiti non rateali, quindi i finanziamenti ai fini import, i finanziamenti bullet, e riguardava anche il pagamento delle rate di finanziamento, e il tutto con possibilità di sospenderli fino al 30 di settembre. Con il successivo decreto liquidità, le due misure cardine che sono state introdotte a sostegno della liquidità dell'impresa sono l'articolo 1, cioè le misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese, che è proprio l'articolo di riferimento del capo primo, cioè delle misure di accesso al credito per le imprese, e altra misura particolarmente rilevante, molto discussa, è recata invece nel capo secondo del decreto legge, cioè relativo alle misure urgenti per garantire la continuità delle imprese colpite dall'emergenza Covid-19, faccio riferimento in particolare all'articolo 13, che detta le condizioni di accesso al Fondo Centrale di Garanzia per le PMI. Ho ricordato i titoli dei capi, perché mentre quello che riguarda le misure temporanee di sostegno alla liquidità, cioè quel sistema di agevolazione della concessione di prestiti che passa attraverso il rilascio di garanzie da parte di SACE, è collocato proprio nelle misure di accesso al credito. Invece l'analogo sistema che riguarda invece un target specifico, che sono le piccole e medie imprese, ma che ha sostanzialmente lo stesso ruolo, è invece collocato in un altro capo, il successivo, che invece riguarda la tutela della continuità, come se le due cose non fossero in realtà la stessa materia. Andrò per approfondimenti in maniera troppo approfondita sull'analisi dell'articolo 1, ma semplicemente ricordo che per assicurare la necessaria liquidità alle imprese che hanno sede in Italia colpite dall'epidemia Covid-19, SACE è stata chiamata a concedere fino al 31 dicembre 2020 garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie, sia nazionali che internazionali, o altri soggetti abilitati al credito,
interpellati dalle imprese per il rilascio di nuovi finanziamenti sotto qualsiasi forma, è stata quindi chiamata SACE a concedere garanzie che potessero impegnare complessivamente SACE per fino a 200 miliardi di euro, di cui 30 miliardi da destinare a quelle piccole e medie imprese che avessero esaurito la loro capacità di accesso invece al fondo centrale di garanzia. Il decreto liquidità, considerando anche la legge di conversione, detta delle condizioni per l'accesso, e qui sono la sede in Italia e i finanziamenti devono essere destinati a stabilimenti italiani, le imprese non dovevano essere in difficoltà al 31 dicembre 2019, e imprese che possono accedere soltanto imprese, piccole e medie imprese, che hanno esaurito la possibilità di accedere al fondo di garanzia. La durata dei finanziamenti erogati a fronte del rilascio di garanzie non può essere superiore ai 6 anni, con la possibilità di utilizzare un periodo di preammortamento di 24 mesi. Ci sono delle misure per stabilire l'entità massima delle garanzie SACE, che sono diciamo, il maggiore tra il 25% del fatturato 2019, ovvero il doppio dei costi del personale. L'aspetto che è particolarmente interessante è che non può essere rilasciata la garanzia per prestito con finalità di rifinanziamento di finanziamenti già ottenuti, che le imprese, appunto, che beneficiano della garanzia non possono distribuire dividendi nel corso del 2020, e che le imprese devono impegnarsi a gestire i livelli occupazionali secondo accordi attraverso accordi sindacali. I costi della garanzia sono stabiliti dalla norma, e in particolare la norma, l'articolo 1, stabilisce che comunque il costo dei finanziamenti garantiti, intendendo che il tasso di interesse più il costo della garanzia, non deve eccedere il costo di analoghi finanziamenti che non beneficiassero della garanzia. Per la procedura di rilascio è stata pensata una procedura assai semplificata rispetto alle procedure ordinarie, per agevolare i tempi e per non caricare troppo il sistema bancario di una serie di incombenze che si sarebbero accumulate nei giorni subito immediatamente successivi a quelli del decreto. Su questo c'è un tema importante. Perché? Perché proprio con il tema delle richieste dell'autocertificazione, e quindi della istruttoria bancaria light, completa, o procedura agevolata, che dir si voglia. Proprio su questo tema, insomma, si è molto discusso, e Medio Credito Centrale, SACE, l'ABI hanno, insomma, fatto pressioni affinché, e cioè è stato concesso, attraverso la legge di conversione si inserisse un articolo 1 bis che riguarda proprio la dichiarazione sostitutiva per le richieste di nuovi finanziamenti, che prevede che le richieste di nuovi finanziamenti debbano essere adesso integrate con una nuova dichiarazione sostitutiva dell'atto in autorità, con la quale il titolare o il legale rappresentante dell'impresa dichiara sotto la propria responsabilità tutta una serie di cose che riguardano l'attività dell'impresa, impattata negativamente dalle emergenze epidemiologiche, finanziamento destinato ad attività produttive, stabilimenti produttivi in Italia e quant'altro. Ma l'aspetto importante è che, fermi restando gli obblighi di segnalazione previsti dalla normativa antiriciclaggio, per la verifica degli elementi attestati dalla dichiarazione sostitutiva, il soggetto che eroga il finanziamento non è tenuto a svolgere accertamenti ulteriori rispetto alla verifica formale di quanto dichiarato. Quindi, sostanzialmente, i banchieri avevano chiesto al governo di ridurre le responsabilità per i funzionari bancari nell'erogazione di questi prestiti garantiti dalla SACE, così come avviene anche per i prestiti garantiti dal Fondo Centrale di Garanzia, e in realtà hanno ottenuto questo con l'auspicio di che questo possa agevolare le operazioni. Su questo aspetto poi vi dirò tra un minuto qualcosa. Sul Fondo Centrale di Garanzia, la garanzia è un meccanismo analogo, però è destinato alle
L'articolo 13 è destinato alle aziende che hanno fino a un massimo di 499 dipendenti con sede in Italia e possono chiedere l'accesso fino al 31 dicembre. Anche su questo ci sono stati degli interventi con la legge di conversione. Quegli interventi riguardano prevalentemente quelle disposizioni che guardavano alle PMI di minori dimensioni e alle persone fisiche esercenti attività di impresa, arti e professioni, che richiedono finanziamenti con importi fino al 25% del capitale 2019, ma con un tetto massimo che è stato spostato da 25.000 a 30.000 euro e con un preammortamento di 24 mesi e durata massima che passa da 6 anni a 10 anni. Il decreto rilancio aggiunge a queste due principali misure tutta una serie di norme che mi permetto soltanto di ricordare. Per esempio all'articolo 48 ci sono delle misure previste per le esportazioni e l'internazionalizzazione. L'articolo 27 prevede la realizzazione del patrimonio destinato da parte di Cassa Depositi e Prestiti, il cosiddetto patrimonio rilancio, con una dotazione ancora da definire, ma che riguarda tutta una serie di interventi su imprese non operanti nel settore finanziario ma con fatturati sopra i 50 milioni, garanzie di SACE in favore delle assicurazioni sui crediti commerciali e anche una serie di interventi che poi passano attraverso i finanziamenti concessi da regioni e enti locali. Chiudo questa mia carrellata di sintetica, spero non confusa, di richiami normativi, dando alcuni numeri, perché per capire, per valutare un po' l'impatto di queste norme, dobbiamo anche considerare effettivamente da cosa ne è scaturito. Andando a vedere le comunicazioni ufficiali di Banca d'Italia, le richieste di moratoria erano al 30 aprile 2020, quindi a circa poco più di un mese dopo il primo decreto, il decreto Cura Italia, erano di 2.200.000 circa richieste, per un controvalore di finanziamenti da porre in standstill di circa 233 miliardi di euro. All'epoca le richieste accolte erano del 78%, le rigettate l'1%, quelle che ancora erano in esame il 21%. Ad oggi il numero è di poco aumentato, ad oggi l'ultima rilevazione fa riferimento ai dati al 22 maggio. Le richieste di moratoria sono 2.400.000, il valore dei finanziamenti oggetto di moratoria è salito a 260 miliardi di euro e le percentuale di domande accolte è salita dal 78% all'85%. Di queste, circa la metà sono quelle attribuibili specificamente al decreto Cura Italia, con un valor medio del finanziamento posto in standstill che varia tra i 120.000 e i 124.000 euro. A fianco a questo si è aggiunta anche l'iniziativa specifica dell'ABI, che però ha raccolto ad oggi ancora poco riscontro. E infatti sono state presentate circa 44.000 domande di moratoria per un valore medio del finanziamento in post-standstill di circa 180.000 euro. Le richieste invece di accesso ai finanziamenti, alle garanzie da parte del Fondo Centrale di Garanzia, sono ad oggi 484.000 per un valore, per un controvalore in miliardi di 22,5 miliardi di euro, quindi un valore medio delle garanzie richieste di circa 46.000 euro. Il 99,4% di queste richieste giunte al Fondo Centrale di Garanzia vengono dallo sfruttamento dell'articolo 13 del decreto liquidità e il 90,8% ha trovato viene da piccole e medie imprese. In realtà invece i numeri delle garanzie SACE sono un po' assolutamente lontani da quelli che abbiamo visto,
perché le richieste di accesso, di rilascio di garanzie SACE si attestano ad oggi, al 3 giugno a 44, per un controvalore complessivo di 418 milioni di euro, quindi con un valore medio del finanziamento richiesto pari a 9 milioni e mezzo, e dall'inizio di maggio sono ancora in valutazione circa 250 operazioni di possibile erogazione di nuova finanza per un controvalore di 18,5 miliardi, quindi con un taglio medio del finanziamento di 74 milioni di euro. La lentezza con la quale vengono rilasciate le garanzie SACE potrebbe essere risolta, si spera, anche con il tema dell'autocertificazione introdotto con la conversione in legge del decreto liquidità. Io mi taccio, non aggiungo altro, visto che il tempo a disposizione sta volando, e cedo subito la parola all'avvocato Alessandro Rimato, che svolgerà delle riflessioni sulla natura dei prestiti Covid, dei quali ho dato brevi riferimenti normativi. Grazie. Deve togliere il mute. Non riusciamo a sentire l'avvocato. Ah, direi di fare così, per dare il tempo all'avvocato Rimato di sistemare le questioni tecniche, facendo riferimento anche al tecnico che abbiamo in piattaforma, cederei la parola invece al professor Sancetta, se è d'accordo, se è d'accordo ad anticipare il suo intervento sugli strumenti finanziari a sostegno dell'equity. Professor Sancetta? Professor Sancetta, non ci sente? Professor Sancetta, ci Sì, sente? sì, Ecco, sì. le chiedevo, siccome l'avvocato Sì. Rimano ha qualche problema tecnico, se non è un problema, può anticipare la sua relazione sugli strumenti finanziari a Assolutamente. sostegno Sì. Bene, dell'equity. La ascoltiamo con piacere, grazie. grazie, grazie a voi. E dunque, intanto io volevo ringraziare l'Università Marconi e il Dipartimento Scienze Economiche Aziendali per avermi invitato a partecipare a questa iniziativa, che giudico piuttosto interessante, sia la parte naturalmente successiva, insomma, che attiene ai capitoli del volume, ma anche questa prima parte, questi primi seminari che invece riguardano le norme che sono state introdotte nel nostro ordinamento e tutta la situazione che si è venuta a creare per effetto del Covid. E ringrazio quindi in modo particolare il professor Gennaro per questo. Dunque, io, come diceva il professor Gennaro, sono ordinario di economia e gestione dell'impresa La Sapienza e ho un corso, tra l'altro, che è dedicato, a queste tematiche, che è ristrutturazione delle imprese. L'argomento che mi è stato assegnato è quello degli strumenti finanziari a sostegno dell'equity. A questo proposito, diciamo, vorrei accennare rapidamente a quattro punti.
e cioè uno, il contesto che si è venuto a creare per effetto dell'emergenza sanitaria, due, ma molto sinteticamente perché sia il professor Ghia che il professor Gennaro sono stati molto esaustivi in questo, le iniziative governative attuate, quindi i decreti legge, due dei quali sono stati già convertiti in legge, come ci ricordava precedentemente il professor Gennaro, l'utilizzo di una possibile leva che è quella degli strumenti finanziari partecipativi, dove forse è stata persa un'occasione, perché nelle prime formulazioni del decreto legge rilancio l'articolo 29, che poi in realtà è stato riproposto come articolo 26, aveva introdotto una regolazione di questi strumenti leggermente diversa rispetto a quelli a quella attuale, e poi possibili utilizzi di questi strumenti finanziari in certi contesti. Allora, per quanto riguarda il tema del contesto prodotto dall'emergenza sanitaria, come ci ricordava il professor Gennaro, ci sono state una serie di interventi normativi, alcuni dei quali riguardavano la liquidità e altri invece la sospensione delle rate di rimborso dei prestiti. Ecco, il focus quindi è stato un focus soprattutto di carattere finanziario, cioè legato ai flussi di cassa, e correttamente, perché in effetti le imprese poi falliscono in quanto non sono in grado di adempiere alle proprie obbligazioni. È anche vero però che queste vicende che si sono verificate e che manifesteranno i loro effetti per un arco temporale probabilmente non breve, non sono vicende meramente finanziarie, ma sono vicende anche che hanno dei riflessi di carattere economico-patrimoniale. Cioè, in buona sostanza, non si tratta soltanto di carenza di liquidità, ma si tratta anche di squilibri costi-ricavi che si sono venuti a creare in tutte le attività, e soprattutto si sono venuti a creare questi squilibri e continuano a manifestarsi in imprese che sono caratterizzate da un alto grado di leva operativa, ovvero imprese che hanno strutture di costo prevalentemente rigide, quindi hanno costi fissi soprattutto, più che costi variabili, e quindi in caso di flessione dei ricavi non riescono a riadattare la propria struttura. E non a caso, infatti, il professor Ghia ci ricordava prima delle problematiche che lui ha riscontrato nel caso delle imprese alberghiere. Imprese che, da un lato, sono di servizi e quindi non possono produrre per il magazzino, e quindi da questo punto di vista hanno uno svantaggio, perché poi non potranno vendere i prodotti magari alla fine di un periodo, si auspica, non troppo lungo, ma parallelamente sono caratterizzate da una prevalenza nettissima di costi fissi su costi variabili. Situazione appunto che porta a delle crisi piuttosto problematiche. Peraltro proprio oggi c'era un articolo sul Sole 24 Ore che trattava del tema del settore alberghiero in Sicilia, che è caratterizzato da una forte vulnerabilità proprio per questi motivi. Quanto alle iniziative governative, è stato detto già molto, quindi si è parlato di blocco degli affidamenti, c'è il tema anche dei prestiti garantiti, c'è la questione dei contributi a fondo perduto per le imprese che hanno subito riduzioni di fatturato di almeno un terzo, e anche il credito d'imposta del 20% ai soggetti che affettano aumenti di capitale. Io più che altro volevo accennare brevemente all'articolo 26 e in modo particolare al fondo per le piccole e medie imprese. È istituito questo fondo per le piccole e medie imprese, che è finalizzata a sottoscrivere entro il 31 dicembre del 2020 obbligazioni, recita testualmente la norma, e titoli di debito alle società che effettuano aumenti di capitale. Quindi è un fondo che è destinato sostanzialmente alla sottoscrizione di questi titoli di debito, purché le imprese però effettuino aumenti di capitale. Come dicevo all'inizio, in realtà si sono susseguite molteplici versioni di questo decreto rilancio. Io prima ne sono andato a prendere una, che era quella dell'11 maggio alle 5:30, almeno così mi arrivò a suo tempo, dove all'articolo 29 in realtà c'era sempre il riferimento a questo fondo patrimonio per le piccole e medie imprese, però lì si parlava di strumenti finanziari partecipativi e non di strumenti finanziari a titolo di debito, ma di strumenti finanziari partecipativi e con delle caratteristiche tali, adesso non vi voglio richiamare tutte le norme che disciplinavano il funzionamento di questi strumenti perché sarebbe forse
noioso e poi voglio lasciare naturalmente spazio all'avvocato Rimato, però strumenti partecipativi che comunque avevano una configurazione più vicina all'equity che non al debito. E quindi da questo punto di vista forse è stata persa un'occasione, nel senso che poteva essere questa una modalità per favorire anche un irrobustimento patrimoniale delle imprese. Quindi si tratta sempre di strumenti finanziari partecipativi nella configurazione attuale della norma, però strumenti di tipo debito, cioè più vicini al debito che non all'equity, e su questo tornerò più avanti. I vincoli, diciamo, o comunque le caratteristiche principali che devono avere queste imprese per poter accedere a questo fondo sono sostanzialmente date da ricavi nel 2019 compresi in un ambito incluso tra i 10 e i 50 milioni, devono aver eseguito aumenti di capitale per un importo pari almeno a 250 mila euro e aver occupati inferiori a 250 unità. Inoltre devono aver subito nel bimestre marzo-aprile 2020, rispetto all'annualità precedente, ovvero al 2019, una riduzione dei ricavi non inferiore al 33%, quindi una riduzione dei ricavi pari almeno a un terzo rispetto all'anno 2019. L'ammontare massimo del beneficio, ovvero degli strumenti che possono essere sottoscritti a favore di queste società, è pari al massimo tra il 12,5% dei ricavi e il triplo invece dell'aumento di capitale. Questo fondo è gestito da Invitalia e secondo la formulazione della norma contenuta nel decreto legge, il debito è rimborsabile in 6 anni. Ho letto anche sulla stampa che si parlava di un allungamento possibile del tempo di rimborso e quindi di addirittura un orizzonte temporale decennale, il che renderebbe naturalmente questo strumento, seppure sempre di natura debitoria, comunque uno strumento che è in grado di coprire fabbisogni di archi temporali più lunghi. In caso di fallimento questi debiti andrebbero rimborsati dopo i chirografari, però prima dei finanziamenti erogati dai soci ex articolo 2467 del Codice Civile. Accanto a queste poi ci sono le altre norme, alcune delle quali già richiamate dal professor Gennaro, per esempio le norme sullo scioglimento del capitale sociale e la continuità aziendale, che hanno sospeso appunto questa disciplina almeno fino al 31 dicembre del 2020. Poi c'è tutta la normativa che attiene invece all'adempimento delle obbligazioni in ambito concordatario di accordi di ristrutturazione, che ha dato la possibilità alle imprese di posticipare di 6 mesi gli adempimenti fino al 31 dicembre 2021, e poi c'è l'improcedibilità delle istanze di fallimento fino al 30 giugno del 2020. Ecco, quindi da un punto di vista generale la riflessione che occorre effettuare è che le imprese devono affrontare dei problemi e delle criticità che sono sia di natura finanziaria emergenziale ma anche di natura economica, ma gli strumenti che sono stati offerti dall'ordinamento sono, diciamo, prevalentemente orientati alla soluzione del primo problema, cioè sono prevalentemente orientati alla soluzione del problema finanziario, del problema liquidità. Viceversa, sulla questione invece del rafforzamento patrimoniale, gli strumenti non sono particolarmente utili. E purtroppo però la questione del rafforzamento patrimoniale, che per il momento è stata sospesa, nel senso che tutte le norme che riguardano la riduzione del capitale per perdite oltre il terzo, piuttosto che l'azzeramento e quindi la necessità di procedere a scioglimento e liquidazione, come è stato ricordato in precedenza, sono state sospese fino al 31 dicembre del 2020. Però questa disapplicazione poi verrà meno e quindi poi il problema della patrimonializzazione della società si porrà. Si porrà nel 2021, allo stato attuale, se non ci saranno ulteriori proroghe. Quindi, oltre che interventi di carattere finanziario, dicevo, finalizzati a migliorare la situazione di liquidità dell'impresa,
occorrerebbe anche tener conto di tutte le problematiche economiche e patrimoniali invece che si sono verificate, ma soprattutto che si verificheranno nei prossimi mesi, nel breve termine, che porteranno a un'erosione del capitale che allo stato attuale non crea problemi perché ci sono queste norme, ma poi quando la protezione verrà meno invece il problema si manifesterà. Ecco perché dicevo, probabilmente con questo articolo 26 è stata persa un'occasione con questi strumenti finanziari partecipativi. Come è noto, gli strumenti finanziari partecipativi che sono disciplinati dall'articolo 2346,6 del Codice Civile, dall'ultimo comma, questa norma prevede sostanzialmente che le società, a fronte di apporti anche di opere o di servizi, possano emettere strumenti finanziari che sono forniti sia di diritti patrimoniali ma anche di diritti amministrativi, con l'esclusione del voto in assemblea. In caso di emissione di strumenti, poi lo statuto disciplina le modalità e le condizioni di emissione e anche i diritti che vengono attribuiti ai titolari di strumenti finanziari partecipativi, titolari di strumenti finanziari partecipativi che possono anche avere diritto di voto su alcuni argomenti specifici, ma soprattutto possono avere il diritto anche di nominare un componente indipendente nel consiglio d'amministrazione o nel consiglio di sorveglianza e un sindaco. Quindi diciamo i titolari di strumenti finanziari partecipativi hanno sia diritti patrimoniali ma hanno anche o comunque possono avere diritti amministrativi. Possono avere perché non è ai sensi dell'articolo 2351 ultimo comma non è consentita questa facoltà, ma in realtà ho visto regolamenti che disciplinano strumenti finanziari partecipativi dove sono attribuiti ai titolari dei diritti in termini patrimoniali, non sono attribuiti invece dei diritti in termini amministrativi. E dicevo, questi strumenti sarebbero utili soprattutto nella loro configurazione di tipo equity, cioè qualora non avessero dei vincoli in termini di restituzione. Ho avuto la possibilità di esaminare regolamenti di strumenti finanziari partecipativi dove le caratteristiche di questi strumenti, come vi dicevo prima, sono molto simili all'equity più che al debito, dove il diritto nasce in conseguenza del raggiungimento di un dato livello di performance da parte dell'impresa. Esempio: se lo strumento finanziario partecipativo attribuisce al titolare del diritto la possibilità di beneficiare di una frazione dell'EBITDA con un vincolo minimo di cassa, il diritto del titolare dello strumento è legato esclusivamente alle performance e quindi non c'è un diritto al rimborso che nasce a prescindere dalle performance che la società raggiunge. E quindi questo diritto rimane eventuale, essendo eventuale ha caratteri che sono assai simili a quelli del proprietario, del titolare del titolare delle azioni. Chiaramente in questi casi gli strumenti hanno caratteristiche tali per cui comunque, seppure sono di tipo equity, naturalmente in caso ad esempio di liquidazione della società, i titolari di strumenti finanziari partecipativi anche di tipo equity sono preferiti nella distribuzione dell'attivo rispetto al titolare di azioni ordinarie, ad esempio. Però qual è il vantaggio? Il vantaggio è che a fronte dell'emissione di questi strumenti si può scrivere una riserva per apporto e soprattutto che questi strumenti magari non danno dei diritti precostituiti in termini di restituzione del capitale e quindi conferiscono alla società che li ha emessi una certa flessibilità dal punto di vista finanziario. Flessibilità che non è assicurata allo stesso modo invece da strumenti di debito, perché si tratta di strumenti che invece presuppongono una restituzione del capitale e che quindi, seppure fanno riferimento a un arco temporale lungo, comunque irrigidiscono, benché parzialmente, la struttura finanziaria delle imprese. Negli ultimi anni sono stati utilizzati anche nell'ambito delle procedure concordatarie questi strumenti finanziari partecipativi di tipo equity.
E sono, diciamo, degli strumenti che poi sono utili anche per consentire ai creditori di poter partecipare ai risultati dell'impresa anche oltre il periodo di piano, cioè oltre il periodo di esecuzione della proposta concordataria. Io vi ringrazio e spero di essere stato nei tempi. Ho fatto il massimo sforzo. Grazie. Grazie mille, professor Sancetta. Io, nell'attesa che l'avvocato Rimato riesca a risolvere i suoi problemi tecnici, voglio fare, ne approfitto, insomma, per, sì, semplicemente perché in realtà con in modo molto ferro, senza sbilanciarsi, ma ponendola in termini dubitativi, insomma, il professor Sancetta ci ha fatto, ci ha invitato un po' a riflettere su due impostazioni di fondo della decretazione d'urgenza, e cioè da un lato un forte sbilanciamento verso strumenti a sostegno della liquidità, quindi di, come dire, risoluzione di tensioni finanziarie, per non dire crisi finanziarie. E dall'altro, lui ha detto, ci ha sollevato il dubbio, abbiamo perso un'occasione. Dall'altro, una incapacità di cogliere delle utilità, dei vantaggi di strumenti ad oggi ancora poco utilizzati, che però in un momento di particolare di difficoltà sistemica potevano essere invece meglio apprezzati, e quindi, insomma, ci fa venire un po' il dubbio sull'efficacia di queste due impostazioni di fondo se lette a sistema, e ancor di più mi viene da dire se abbiniamo a questi due interventi anche il, passatemi il termine poco accademico, poco professionale, diciamo il congelamento di tutte quelle norme che riguardano il presidio della consistenza patrimoniale di un'azienda. Insomma, la domanda di fondo alla fine è: fra 6 mesi, fra un anno, nell'orizzonte temporale che vogliamo assumere, lungo quanto vogliamo, ma che realtà economica dal punto di vista della sostanza patrimoniale, non tanto finanziaria, ci troveremo di fronte, sapendo bene che tanto la capacità finanziaria di un'azienda è necessariamente sostenuta dalle sue spalle patrimoniali. Per cui, certo, io davvero lo ringrazio per questa osservazione. Io sono un po' preoccupato, onestamente, tanto più che le previsioni per il, diciamo, per le dinamiche macroeconomiche sono di, vero, di un rimbalzo del circa il 6%, mi sembra i dati Istat di oggi o dell'altro ieri, ma tutte le istituzioni nazionali e sovranazionali parlano di un calo di PIL tra il 9 e il 10%, quindi non lo so, vedremo, insomma, mi sembra un ragionamento da tenere bene a mente. Non sento però. Allora, vedo Alessandro e professor Gennaro, se posso, chiaramente, certo, come aziendalista non posso che appunto manifestare un po' di preoccupazione per questa impostazione che, come lei diceva precedentemente, ha fortemente, come dicevo anch'io, privilegiato la questione della liquidità, che è fondamentale, però è un tema che può avere e manifestare efficacia nel breve periodo. E giustamente lei diceva, cosa accadrà poi successivamente quando verrà meno la disapplicazione di quelle norme che impongono un minimo di patrimonio? Ma al di là delle norme, al di là delle norme, c'è veramente un tema di carattere sostanziale, cioè c'è proprio un tema di possibilità per le imprese comunque di continuare a operare in condizioni di equilibrio tra le varie fonti di finanziamento. Quindi non è soltanto una questione giuridica che correttamente si manifesterà già dal 1 gennaio del 2021, ma è una questione economico-aziendale, perché noi ci troveremo delle imprese che sono molto più indebitate e quindi sono ancora più sottocapitalizzate. E già è noto che il quoziente di indebitamento delle imprese italiane è molto elevato. E alla fine di questo periodo ci troveremo con delle imprese con quozienti di indebitamento più alti e con una capacità di generazione
di profitti probabilmente indebolita. Grazie professor Sancetta, condividiamo diciamo le stesse preoccupazioni e credo che siano condivise anche da buona parte dei partecipanti, che con piacere vedo sono saliti a 81, e invito tutti quanti a porre delle domande utilizzando lo strumento previsto dal webinar. Attendiamo qualche secondo per verificare se l'avvocato Rimato riesce a risolvere i problemi tecnici, altrimenti rimanderemo il suo intervento ad una sessione successiva e chiuderemo qui con queste riflessioni, diciamo, sulle prospettive, che non necessariamente siano rosee nonostante gli sforzi fatti dal governo. Sì. Allora, l'avvocato Rimato ci sente? Mai video? Riesce a connettersi? Avvocato Rimato? Senza conflitto. Avvocato Rimato, adesso la sentiamo. Noi la sentiamo, avvocato, anch'io. La oltre sentiamo. Che il coordinatore, il professor Gennaro, anch'io la sento. Se toglie il muto, la sentiamo e la vediamo bene. Dovrebbe togliere il muto. Sì. Loro ti sentono. Noi sentiamo, avvocato. Noi la sentiamo, avvocato. Lei sentiamo. Lei sente. Vado senza sentire. Vado. Che lui non sente. Perché non forse sentiamo. Può andare. Sentite? Sì, sì, noi la sentiamo bene. Allora vado. Vado. Perfetto. Grazie, scusate l'inconveniente, grazie per l'invito rivoltomi. Un ringraziamento particolare va al professor Gennaro, vera anima propulsiva di questa iniziativa, all'Università Marconi e chiaramente il professor Moretti, quale presidente dell'IGS. Il tema che gli è stato assegnato, quella sulla natura dei prestiti, è un tema chiaramente di carattere pratico, nel senso che si va a individuare sotto il profilo ovviamente patologico, e quindi se questo credito ovviamente è di natura chirografaria o naturalmente privilegiata, ma all'esito è chiaro chiamiamolo così, di un procedimento che può essere o la risoluzione del rapporto nel momento in cui la banca ha proceduto a escutere la garanzia, o la revoca. Qui, quando parlo di revoca, il discorso, a parte il fatto che il sistema bancario non è nuovo a queste iniziative, e lo Stato è intervenuto diverse volte, chiaro, a sovvenzionare, chiamiamolo così, a farsi da garante di situazioni di crisi, e del tutto è culminato in un decreto legislativo 123 del 98, che si atteggia come principio generale in materia, tant'è vero che all'articolo 1,3 ritiene proprio che questo decreto legislativo, appunto, che va a regolamentare tutto il procedimento, quindi non soltanto la selezione del beneficiario fino ad arrivare al monitoraggio fino ad arrivare alla revoca. Ora è scomparso anche il video, però io vado avanti. Ecco, il problema della revoca è tale da qualificare il credito come privilegiato. Il problema della revoca, ripeto, attiene ad aspetti patologici. Ora, il problema sta in questi termini qua, che il decreto legislativo 123 del 98 naturalmente viene ancora impiegato anche dalla giurisprudenza, in modo particolare, proprio lo vedremo, per i prestiti SACE.
garantiti da SACE, quindi parliamo dei prestiti di fascia alta, quello di più rilevante importo, per i prestiti garantiti dal fondo. Qui il problema non si pone perché nel 2015 è intervenuta una legge che ha equiparato tanto a risoluzione e tanto a revoca, quindi ripeto, per i prestiti fascia media e fascia bassa, una volta che la banca è stata esclusa, il credito è comunque privilegiato. Parliamo di un privilegio generale sui beni immobili. Per quanto riguarda i prestiti garantiti da SACE, quindi fascia alta, io mi aspettavo che quantomeno in sede di conversione questa lacuna fosse colmata. In realtà non è colmata. Devo dire che anche su questo aspetto è intervenuto la Corte di Cassazione con la sentenza recente del maggio scorso della sezione terza, quindi in pieno periodo pandemico, al quale la stampa ha dato molto risalto, e che ha qualificato questo credito, ma sempre privilegiato il credito, ma in virtù di un'interpretazione veramente sostanzialistica. Quindi che cosa sta a significare? Sta a significare che ovviamente vi era una lacuna normativa, agganciandosi chiaramente alla causa concreta, perché in definitiva si tratta sempre di denaro, perché attenzione, il prestito è privato, cioè il denaro è privato, la garanzia è la garanzia pubblica, quindi il pubblico, il denaro pubblico entra in ballo nel momento della stipulazione del contratto, nel momento dell'erogazione. Tant'è vero che su questo aspetto naturalmente si tratta, adesso sto debordando, ma si tratta di sui quali, ripeto, la Cassazione da tempo ha fatto chiarezza, specialmente nei riguardi delle curatele, perché le curatele avevano interesse ai fini dell'opponibilità o meno a far dichiarare che la garanzia pubblica, quindi il denaro pubblico, sia pubblico nel momento dell'escussione, ma non nel momento della garanzia, della stipulazione del contratto. Chiudo la parentesi. Ecco, tornando a noi, naturalmente, in virtù di questa lacuna, lo si capisce chiaramente che al tutto si potrebbe sopperire con una dichiarazione, voglio dire con un intervento additivo da parte della Corte Costituzionale, no? La Corte Costituzionale interviene in questi casi nella parte in cui non prevede, quindi mi riferisco all'articolo 9,5 del decreto legislativo, così da sopperire alla lacuna e quindi da equipararlo ai prestiti resi dal fondo di garanzia. Quindi, articolo 1, articolo 13. Detto questo, voglio accennare ad alcuni passaggi che io ritengo di fondamentale importanza, perché le garanzie non coprono l'intero, attenzione, 70, 80 e 90% per i prestiti garantiti da SACE, per i prestiti garantiti dal fondo all'80%. Che cosa significa? Significa che le banche comunque sono indotte a chiedere una garanzia suppletiva per coprire il 100% dell'erogazione. Che cosa comporta questa? La garanzia suppletiva comporta innanzitutto un incremento dei costi e poi sul lato, chiamiamolo così, della celerità, un rallentamento dell'iter. Questo è normale che sia. Ora, attenzione, sotto il profilo giuridico, e questo a cui io tengo in modo particolare a sottolinearlo, che dal punto di vista attivo noi ci troviamo in obbligazione solidale. Un'obbligazione solidale, che cosa sta a significare? Sta a significare che SACE non deve attendere l'escussione da parte della banca per poter agire, può agire direttamente nei confronti del beneficiario e addirittura attaccare la garanzia che la banca si è procurata in virtù di una trattativa privata. Ecco perché il problema della garanzia per la parte non coperta io lo ritengo di fondamentale importanza. Anche sotto il profilo economico, perché? Perché mentre i costi per i prestiti garantiti sono disciplinati, anche se in modo chiaroscuro, mi riferisco in modo particolare ai prestiti di cui all'articolo 1, quindi quelli garantiti da SACE, per il semplice fatto che non vengono determinati. Questo lascia molto a desiderare, perché
perché lascia molto a desiderare, per il semplice fatto che non vi è certezza, non vi è chiarezza. È vero che interviene l'articolo 117, se non sbaglio, del testo unico bancario a colmare la lacuna, però il problema c'è. Ecco, questo per quanto riguarda diciamo la parte relativa alla mancata copertura. Ho ancora del tempo? Non c'è. Due minuti e poi dobbiamo chiudere. Ecco. I problemi sono notevoli. Vado ora al merito creditizio. E al problema relativo all'autocertificazione, come pure attenzione all'aspetto più importante, che i prestiti garantiti dall'articolo 1 sono mutui di scopo. Che cosa si significa? Significa che l'imprenditore, chiamiamolo così, il beneficiario, è tenuto a realizzare certe finalità. Chi lo sorveglia è chiaramente l'articolo 9, che io ritengo fondamentale sotto il profilo sistematico, o meglio il comma 9 dell'articolo 2, la sorveglianza viene attribuita alla banca, la quale banca relaziona SACE, e a mio modesto parere questo comma 9 farà molto discutere. Perché? Perché chiaramente ci saranno corresponsabilità tra i due, ai sensi del famoso articolo 1227, no? Il concorso di colpa, perché sicuramente su questo aspetto, voglio dire, litigheranno. Altra questione molto importante a cui precedentemente il relatore ha accennato: oltre a questi soggetti corresponsabili, il fatto che siano state chieste delle autocertificazioni, è vero che, voglio dire, per i crediti sicuramente di fascia bassa il merito creditizio viene obliterato, però ho qualche dubbio per i crediti di fascia media e sicuramente per quelli di fascia alta, perché le banche comunque, che cosa sta a significare questo? Che l'autocertificazione, intesa come, diciamo, come documentazione alternativa, a mio modesto parere, unisce a dei responsabili, nel momento in cui si arriva, è chiaro, delle crisi, al default, a dei responsabili, un altro corresponsabile che è costituito dal beneficiario finale. Un'ultima considerazione, se mi consentite, qui parliamo di legislazione emergenziale. Che cosa sta a significare? Sta a significare che abbiamo una legislazione a tempo. Quindi, voglio dire, le norme che interpretano queste legislazioni, voglio dire, non si può adoperare lo stesso metro per i casi ordinari. In definitiva, noi abbiamo sentito molto spesso, anche da noi oggi se ne è parlato, di insolvenza incolpevole e di inadempimento incolpevole, che ci può anche stare, ma attenzione, nell'interno della legislazione emergenziale. E qui vado all'ultimo punto, che è quello che maggiormente a noi interessa, occupandoci di crisi d'impresa, il fatto che nella ultima novella, che in sede di conversione si sia ancorato, voglio dire, l'improcedibilità del concordato preventivo alla sussistenza di un piano attestato, a mio avviso, voglio dire, i problemi non vengono risolti, perché il piano attestato è nato, a parte il fatto che un imprenditore che decide, voglio dire, di accedere alla procedura concorsuale, comunque passa attraverso prima un piano attestato di risanamento. Al di là di questo, voglio dire, ritornando a quei concetti che avevo detto prima, nel senso che il tutto va inserito, quindi disciplinato, nell'interno di un procedimento, io sono dell'avviso che la migliore soluzione era quella fatta, affacciatasi in dottrina, da parte di Corlo e Panzani, i quali avevano disegnato un mini procedimento, una sorta di amministrazione, voglio dire, vigilata, in cui tutti fuori dall'aula giudiziaria, attenzione, questo è il passaggio molto importante, fuori dall'aula giudiziaria, ai fini non soltanto di monitorare, voglio dire, i flussi derivanti dai finanziamenti, in un arco temporale chiaramente accettabile, poi naturalmente vi erano tutti come dire, pesi e contrappesi attribuiti anche all'imprenditore, ma anche ai creditori, quali potevano instare, questa volta sì, ai fini di far decadere questa mina procedura, e poi rimanevano in piedi, diciamo, le procedure ordinarie. Un'ultima considerazione.
Alessandro, abbiamo veramente sì, ecco, secondi, perché poi vorrei così, per tantino l'accento, guardo il movimento delle labbra. Ok, basta così. Allora, grazie all'avvocato Rimato. Prima, grazie a tutti quanti i relatori. Prima di salutarvi, però, volevo sottoporre ai nostri relatori due domande che un partecipante ha posto. La prima è indirizzata all'avvocato Rimato, ma in realtà io la indirizzerei anche all'avvocato Ghia, se possibile. Perché il partecipante chiede, qualche banca senza motivazione rifiuta la richiesta dei 25.000 euro. Cosa si può fare? La richiesta evidentemente di accesso al finanziamento garantito al 100% fino a 25.000 euro, adesso diventate 30.000 euro. Un diciamo rigetto senza motivazione. Questa è la domanda. Professor Ghia, può dare lei una risposta? E può capitare proprio per i problemi non evidenziati, non resi pubblici, ma che sono interni alle banche. E, si potrebbe tentare una via giudiziaria, un provvedimento d'urgenza, perché se la situazione dell'avente diritto è estremamente grave, l'illiquidità è probabile, ci sono una serie di problemi gravi che condizionano l'attività di una piccola azienda, per esempio, e ci sono invece tutte le premesse per poter richiedere questo tipo di erogazione e di ottenerla, si potrebbe tentare la strada del provvedimento d'urgenza. Mi sovviene al riguardo che per un fatto di carattere non identico ma emblematico, cioè l'escussione di una fideiussione che era stata concessa a garanzia del pagamento di alcuni canoni di locazione, il giudice di Venezia ha reso in sede di provvedimento d'urgenza un provvedimento inibitorio, cioè ha detto alla banca è legittimo non pagare perché anche questa è una conseguenza delle problematiche generate o riconducibili al Covid. Grazie professore. Un'ultima domanda prima dei saluti finali per il professor Sancetta, ma la estendo ovviamente anche agli altri relatori se vorranno intervenire. La domanda è, pensando alle ripercussioni future del blocco Covid-19 su future procedure fallimentari, non sarebbe opportuno richiedere ed emanare una legislazione al riguardo e non lasciare alla discrezionalità del giudice fallimentare quando l'azienda si troverà in uno stato di insolvenza? Ma in realtà lo stato di insolvenza è disciplinato dall'articolo 5 della legge fallimentare, quindi poi è chiaro che sì, ci può essere un minimo di discrezionalità, però c'è una norma che disciplina lo stato di insolvenza, lo descrive in maniera puntuale, indica anche qual è il limite minimo dell'istanza del credito che vanta il creditore. E dunque la norma esiste. Allo stato attuale, da quello che ricordo, sono sospese tutte le istanze fino al 30 giugno, salvo che non si tratti di istanze di fallimento improprio, perché quello è un tema che era emerso, cioè il fatto che magari l'indebitore improprio non potesse presentare istanze di fallimento. Quindi è evidente poi che sì, ci possono essere delle questioni particolari, però a me pare che rispetto a prima, diciamo, non sia cambiato nulla proprio da un punto di vista dell'accertamento dello stato di insolvenza, che trova una sua disciplina normativa nell'articolo 5, che chiaramente può essere magari migliorato, criticato, però questa è all'attualità la normativa vigente. Non vedevo il professor Ghia che voleva... Sì, prego sì. Professor Ghia. No, introduciamo gli elementi di conforto.
C'è un'apertura nell'ultima decretazione d'urgenza che sì. va messa bene a fuoco, cioè dal cosiddetto concordato prenotativo possiamo derivare una serie di suggerimenti, cioè il ricorso al concordato prenotativo, come voi, come tutto, come si sa, come è noto, non è soggetto a particolari problematiche, no. quindi insolvenza, stato di crisi, reversibile, non reversibile. Certo. Allora a questo punto giovarsi di questa possibilità per ottenere l'automatic stay e quindi il rispetto da parte di tutti i creditori di questa situazione che impedisce di aggredire sì. individualmente il patrimonio del debitore. Ma soprattutto sì. è stata introdotta nell'ultima tornata di decreti anche la possibilità di rinunciare a questo tipo di procedimento nel momento in cui, per esempio, la situazione migliora, senza che da questa rinuncia possano derivare effetti di carattere negativo, effetti propedeutici necessariamente per un altro tipo di procedura, per esempio iniziative di carattere fallimentare da parte del pubblico ministero. Questa fase di pericolo è stata evitata. Sì, 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 certo. Io se ho capito, la domanda riguardava proprio la discrezionalità del giudice nell'accertamento dello stato di insolvenza, almeno sì. così l'ho compresa. Sì, 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 sì. No, la domanda senz'altro, però credo che ecco, dare al sì, sì, no, no, cioè, assolutamente sì. Poi c'è la possibilità anche di presentare il piano attestato, insomma, quindi effettivamente certo, è utile. Certo. Assolutamente. Bene. Grazie, sì, davvero. Grazie. Grazie a tutti quanti. Io vi ringrazio davvero per aver portato coinvolgimento, di cui sono stato molto lieto. Giordano. Esperienza. Grazie a voi. Grazie a tutti. Quindi vi do appuntamento alla webinar invece di giovedì 11, se è proprio sul tema del trattamento della crisi d'impresa nello stato di emergenza. Grazie a tutti. Molto grazie bene, grazie infinite, grazie, grazie, arrivederci. Poi, buonasera, sono rientrato. Ciao, arrivederci. Avvocato, buonasera. Tardi, saluto, meglio tardi che mai. Saluto all'avvocato Rimato anche, grazie. Ciao, Rimato, di nuovo. A presto, arrivederci. Di nuovo, ciao, ciao, Soccetta. Chiudo? Ciao, ciao, arrivederci.